Terza giornata di saldi Steam, terzo video di EveryEye.it dedicato ai nostri consigli per gli acquisti in questa serie che probabilmente da oggi prenderà una cadenza non più quotidiana, anche perché insomma i titoli in offerta stanno per finire e noi stiamo esplorando molto approfonditamente il catalogo di Steam. Come vi avevo anticipato, questo episodio voglio tematizzarlo un po', voglio dedicarlo ad un tema particolare. Ho scelto i prodotti in Early Access, strategia di commercializzazione che personalmente non amo moltissimo perché ci sono troppi team che tirano la corda e lasciano i titoli in Early Access per troppi anni addirittura, però ogni tanto esce qualche prodotto che invece trae il meglio da questa metodologia di pubblicazione e quindi noi andiamo a cercare i più interessanti. Prima però di arrivare al dunque, un quartetto di quelle offerte che io ritengo imperdibile, che secondo me non dovete lasciarvi scappare. Quindi iniziamo da questo poker di offerte interessanti. La prima è Alien Isolation, che trovate scontato al 75%, non mi sembra ci sia mai stato un price drop così importante, costa 12,49€, un horror ambientato ovviamente nell'universo di Alien, uno dei migliori titoli di qualche anno fa, ottimo sia per atmosfera che per meccaniche. Poi c'è anche Injustice, il primo Injustice, in attesa del secondo capitolo di questo picchiaduro annunciato proprio alle 3, trovate il primo scontato del 75% e lo potete acquistare a 4,99€. Se siete insomma amanti del picchiaduro ma anche del contesto supereroistico, potete avvicinarvi anche per vedere com'è il gameplay, dal momento che il secondo capitolo lo recupererà in toto. Poi c'è Child of Light, produzione di Ubisoft, scontata al 75%, costa 3,74€, prendetela perché è un RPG vecchio stile nelle meccaniche di gioco, nel gameplay, e insomma molto fiabesco con un'atmosfera affascinante. Poi vi consiglio anche L.A. Noire, costa 5,99€, scontato dell'80%, è un bel thriller, ha delle belle meccaniche investigative, non aspettatevi niente sul fronte delle meccaniche sandbox perché non è quello il pilastro portante della produzione, anzi è molto più interessante la ricostruzione della Los Angeles di fine anni 50 che appunto l'esplorazione. Comunque secondo me a questo prezzo ci sta. Adesso quindi veniamo al succo del discorso e passiamo appunto ai nostri titoli in Early Access. Molti, ve lo anticipo, saranno survival perché questo genere ci sguazza insomma nell'accesso anticipato. Quindi ne ho selezionati 5 che potrebbero essere interessanti. Il primo ha uno sconto non elevatissimo ma è Ark Survival Evolved al 45%. Lo portate a casa per 15,39€. Il team insomma non si è arrischiato di più, del resto le vendite sono ancora elevate, il titolo ha fatto scalpore soprattutto quando è uscito, è ambientato in questo universo molto brullo, molto brutale, in cui ci sono questi enormi pachidermi preistorici, questi dinosauri che potete addirittura addomesticare. Sta crescendo bene secondo me, quindi ha delle buone probabilità di uscire dall'early access nell'arco di 6 mesi, e adesso potrebbe essere un buon momento per avvicinarsi. Un altro titolo è Subnautica, 40% di sconto, 11,99€, peccato non siamo scesi sotto la soglia dei 10€, però ragazzi è molto interessante soprattutto l'ambientazione perché è un survival ambientato sott'acqua, ci sono anche delle meccaniche di crafting ben costruite, ben concepite, il titolo è cresciuto bene nel corso dei mesi, quindi adesso potrebbe non essere male. Un altro prodotto che vi consiglio, proprio perché qui si scende sotto la soglia dei 10€, è Rust, al 50% di sconto, lo portate a casa per 9,99€. Diciamo che dopo il lancio, che è andato benissimo a livello di vendite, Rust ha un po' faticato ad ingranare, ci sono stati tanti problemi che il team sta cercando di risolvere, non tutti sono stati presi di petto con la giusta, insomma, con il giusto atteggiamento, però sicuramente è un titolo che è in risalita, quindi a questo prezzo ci può stare. Gli altri due prodotti ve li cito per amore di varietà, uno è Savage Land, 50% di sconto, 7,49€, lo cito proprio per l'ambientazione, perché si tratta di un'ambientazione fantasy medievale, quindi potete, un po' alla Skyrim diciamo, potete aspettarvi un survival sandbox in stile Skyrim. Invece poi c'è The Long Dark, questo al 66% di sconto, costa 6,79€,
Molto affascinante anche qui l'ambiente che insomma, ci porta in queste lande innevate, un territorio profondamente invernale. Stiamo ancora aspettando lo story mod, ci sarà uno story mod, e sia per la presenza di uno story mod che per lo stile grafico, The Long Dark sembra ricordare in qualche tratto l'ottimo Firewatch che è uscito proprio quest'estate. Qui però invece appunto l'ambientazione è invernale. A questo prezzo secondo me ci sta. Ci sono anche un altro paio di survival scontati, però qui gli sconti sono molto inferiori, si parla del 10-20%, sono Stranded Deep e The Forest. Ve li cito perché fece lo scalpore al momento dell'uscita, il primo per un sistema di crafting molto elaborato e molto realistico che permetteva addirittura di creare delle strutture, l'altro invece per una componente horror che si mescolava con la componente survival. Sono titoli che secondo me hanno un po' perso il traino, è troppo tempo che sono in early access, non so se riusciranno ad uscire, però magari siccome li avete sentiti sappiate che sono a sconto anche questi. Adesso, rimanendo sempre in ambito di early access ma cambiando completamente genere, un trist di produzioni secondo me molto interessante. La prima è Satellite Reigns, 67% di sconto, 9,23€. Si tratta di uno strategico dalle meccaniche abbastanza elaborate, ambientato in un contesto cyberpunk veramente molto affascinante. Quindi se siete amanti del genere, dategli un'occhiata. L'altro è Space Engineers, 70% di sconto, 6,89€. È stato aggiornato di recente con l'aggiunta dei pianeti, si tratta di un sandbox spaziale in cui c'è un sistema di costruzione sia dei veicoli che delle strutture molto realistico, con l'applicazione di una fisica, insomma un'applicazione rigorosa della fisica, e l'arrivo dei pianeti lo fa assomigliare sempre di più a un titolo che molti attendono, che arriverà ad agosto, che è No Man's Sky. Quindi a questo prezzo potrebbe essere interessante cercare di capire se c'è anche qualche alternativa al prodotto Hello Games. Infine Bounty Train, 40% di sconto, 14,99€. Immaginatelo come una sorta di Faster Than Light nel Far West. Dovete gestire questo treno, acquistare nuovi vagoni, potenziamenti, difenderlo dai banditi. Le meccaniche secondo me sono indovinate. Prima di chiudere, un paio di special guest, citazioni importanti. Il primo è The Culling, lo sconto qui non è eccessivo, 15%, costa 12,74€. Non ci allontaniamo quindi dal prezzo di lancio, però magari l'avete sentito, si tratta alla fine di un titolo competitivo che un po' riporta in salsa videoludica l'idea di base di The Hunger Games. Sappiate quindi che è a sconto, non è uno sconto eccezionale, ma siccome stava andando bene, sta ancora andando bene, magari potete avvicinarvi grazie ai saldi Steam. L'ultimo prodotto che ci tengo a citare è Slime Rancher, 20% di sconto, 15,99€. Anche qui lo sconto non è eccezionale, ma il titolo invece lo è. Praticamente è questa sorta di produzione di sandbox in cui dovete mettervi alle prese con un allevamento di slime e rivendere al mercato globale la loro cacchetta. È un titolo sgargiante, molto divertente, molto divertito, quindi io lo sto tenendo d'occhio, potete farlo anche voi adesso con il 20% di sconto. Con questo è tutto per questa terza puntata dei nostri consigli per gli acquisti, ci vediamo alla prossima che sarà probabilmente dedicata agli RPG.